Buonasera ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati sulla Pixelmon. Allora, eravamo rimasti che avevo preso un bel po' di... Magikarp. No, non ho preso un bel po' di Magikarp. No, completamente. Ho preso un bel po' di sabbia con la quale dobbiamo poi fare... Non devo fare i Magikarp, io dico dobbiamo fare, lui dice Magikarp. Qua c'è Carvana, che è il Pokémon che già ho. Che insomma con la sabbia dobbiamo fare giustamente il vetro e poi col vetro, beh, lo sapete, questo è il vetro. Poi col vetro faremo la cupola. Intanto andiamo dalla ragazza di Pepo, vediamo un po' cosa mi è rimasto. Dunque abbiamo 8 diamanti, quindi ancora qualcosina la posso fare. Allora, quello, il problema è che mi manca il carbone, ne ho bisogno veramente tanto per poter cucinare. Chi è che cammina? Ah, sei tu, ciao! Io dicevo, ma chi è che cammina? Lui fa Poliwag, ah, bene, mi fa piacere che ci sei pure tu. Scusate un attimo, fatemi dare un'occhiatina che non c'ho il programma a vista. E a me, se non c'ho il mio programma a vista, mi preoccupo. Ok, ecco, va bene. Allora, dunque, dicevamo il carbone. Giustamente non ce n'è neanche una briciola. Mi rifaccio allora un'altra pala perché mi servirà. Allora ragazzi, ho bisogno di cibo che ne ho poco con me. Oh, la pala la lascio qua. Questo lo lascio qua. Perché praticamente adesso me ne vado sottoterra. Adesso me ne vado sottoterra a cercare un po'. A cercare un po' di carbone. Non mi porto niente per paura che se muoio perdo tutto. Allora, un po' di ferro però me lo porto. E il piccone di diamante. Ma il piccone di diamante in teoria non mi serve adesso. Lo posso anche lasciare. Ne faccio un bel piccone di ferro. Torce ne ho poche, ma poi provvediamo. Legna ne ho un po'. Va bene. Altro? No. Posso andare. Allora, quindi insomma, ragazzi, dicevo che devo andare sottoterra a cercare un po' di carbone. Vediamo di qua cosa troviamo. Oh, per intanto abbiamo già trovato del ferro, significa che di qua non ci sono mai passato. Già è una cosa positiva. Bene. C'è un buio tremendo. Ma finché non ci stanno mostri. Oh, il carbone, eccolo qua. Non si vede una cippa. Ora si vede qualcosa. Comunque già è bello che sapere che di qua non ci sono mai passato, quindi troverò sicuramente un bel po' di carbone. Difatti c'è. C'è il microfono che mi stava per cadere, mi sono spaventato. Difatti dico ce n'è di carbone un bel po'. Adesso lo raccogliamo. Meno male che ce n'è un bel po'. E mi fa comodo. Abbiamo bisogno veramente di un casino di carbone. Oh, c'è altro carbone là? Ok, ma oh, è pieno di carbone, sono fortunato. Ok, raccogliamo tutto il carbone. Quindi praticamente mi hanno detto che con un pezzo di carbone cucino 8 pezzi. Cioè no, sì, con 8 pezzi di carbone cucino uno stack. Quindi devo cucinare 20 stack. Quindi fai 8 per 20. Ho bisogno di 160 pezzi di carbone. Bene! Ah, carbone. Ok, altro carbone, non ce n'è. Mi sono dimenticato del cibo. Che idea intelligente. Andiamo. Ho dimenticato il cibo e senza cibo, se muore, mi va a finire come Pepo. E io non voglio che mi finisce come a lui. Quindi andiamo un po' brevemente.
Ok, almeno so che c'è una bella galleria qua sotto, è già qualcosa. Andiamo un attimo a raccogliere un po' di grano, o quel che... Sì, il grano c'è, buono. Vediamo, ci abbiamo anche la zappa. Ok. Magikarp. Che me che me frega se ci sei tu, Magikarp. Ok. L'ho già finito. Ok. Un po' di cibo. Ok. Bella zappata al terreno. Bene. Così. Li ho già finiti. Mi prendo pure un po' di melone. Ma mi devo portare il cibo, sennò mi finisce male. La zappatina qua. Un seme di melone. Fatto. Allora, due semi, una zappatina. Codin, codin. Ok. Qua ci vorrebbe un cancelletto. Codin, codin. Melone. Allora, per fare un cancelletto. Ma non mi serviva, ho sbagliato. Facciamo il cancelletto, facciamo il pane. Ok, un po' di pane, un po' di questo, il cancelletto, andiamo a piazzare il cancelletto. Ok. Pane. Melone. Ciao Drift coso. Ok. Va bene, possiamo andare adesso sottoterra a cercare il carbone. Ti pareva? Pokémon Monferno. Monferno! Sgraziato! Yeah! Lo dico io, muori. Oh yeah, Pignite, livello 26. Non me fissare che mi preoccupo. Namo! Mi mette sempre paura sta caverna con queste cose che scendono. Ok, è bello altino, eh. Aia! Comunque ci sono già stato. Però magari... Ci sono dei posti che non ho esplorato. Devo trovare del carbone. Devo stare attento. Bello. Carbone. Dove sei? C'è della lava. Ecco il carbone. Ok. Oh, meno male, ce n'è pure tanto, va. Così ne faccio una bella scorpacciata. Facciamo una bella scorpacciata di carbone, ragazzi. Attenzione a non beccare la lava. Ecco il carbone. Siamo un po' fortunati, va. Stiamo riuscendo a trovare un po' di carbone. Ne. Oh. Però dai, oh. Mi lamentavo che era difficile trovare il carbone. Già ne ho uno stack.
Meno male. Bene. Togliamo sto stack. Mettiamo questo così so quando. Aspetta, quant'è che me ne servivano? Abbiamo detto 8 per 20. 160, quindi 160 significa due stack abbondanti. Perché due stack sono 128, mi pare, sì. Vabbè, quindi abbiamo bisogno di tre stack di carbone. Però si trova. D'altronde è vero, mi sono dimenticato che Nick è il re del carbone. Ok. Qua c'è qualcos'altro di interessante. Mi sono da bauxite, non me ne è mai fregata niente perché non la uso. Ma la raccogliamo. Guarda quanto carbone che c'è sta qua. Ok. Carbone per Nicchè. Carbone. Prendiamolo tutto. Eccolo qua. Ale. Cosa abbiamo qua? Niente. Sopra la testa, niente. Ok, prendiamo la torcia e ce la portiamo. Non vedo niente di particolarmente interessante, quindi ce ne andiamo. Vediamo di qua cosa abbiamo. Bene. Di ferro. Qua non c'è niente. Aspetta. Ferro. Ok, guarda qua, altro ferro. Ma di qua ci sono passate, il ferro non l'ho visto. Ok, comunque a noi più che altro interessa il carbone. Però se il ferro c'è, non è che mi schifa. Andiamo un po' giù. Ah, stavo a dire, ma che è quella cosa là sotto? Ah, bene. Bene, bene. Non mi fido mai a scavare giù. Eh sì, e quello è il problema. Ok. Wei, Osho. Ok. Oh, di qua potrebbe esserci del carbone. Ovviamente no, ovviamente no. Vediamo se abbiamo pietrisco. Ok, qua c'è del ferro. No! Beh, oh, ne è valsa la pena. Almeno ho trovato il carbone. Bene, un bel po' di carbone fa proprio comodo. Tanto tanto carbone. Ce n'è? C'è pure il ferro. Una buona notizia. Non mi fido perché ho paura che magari sotto c'è la lava.
Prevenire è meglio che curare, giusto? Quindi evito di cadere nella lava, se possibile. Vediamo se... Ecco il carbone. Ed ecco anche la lava. Bene. Ok. Quanto carbone abbiamo? Perfetto, ragazzi, oh, ma mica male. E vabbè, meglio perdere un pezzetto di ferro che perdere la vita. Il rischio è troppo alto e non ne vale la candela. Diciamo che mi sono leggermente comunque perso, eh. Non c'è niente. Ah, qualcosa c'è. Io la pala non me la sono neanche portata. Oh, guarda che cosa c'è. Il mio bel carbone. E io che fa? Lo lascio qua. Non ci penso proprio. Che cos'è? Ah, livello 40. Devo stare attento a sta gravel qua che è pericolosissima. Ok. Mica male. Un bel po' di carbone, un po' di fortuna. Ok, casa non è neanche tanto lontana, ovviamente. Ok, abbiamo, si può dire, allora ho calcolato 160 me ne serve di carbone, 128. Beh, siamo già sui 160, all'incirca ci siamo. Quindi c'ho carbone, oh, là c'è altro carbone e anche qualcos'altro. Minchia, m'ha fatto cagà sotto. Oh yes. Che bello il carbone. Preso ancora. Non posso lasciarlo, raga. Che già quello che ho raccolto finora è tutto preso per il vetro. Quindi un po' extra fa sempre comodo. Guarda quanto ce n'è! Oh shit! Ok, no, che meno. No, 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 no. No. Me ne vado mica e lascio la roba qua. Meglio di pietra che niente. Ok. Allora, lo lascio. Oh! E beh. Carbone, sempre carbone. E lasciarle è un peccato. Tre stack di carbone mi sono fatto. Un altro. Oh yes, madò. Non è che manca, io non l'ho mai raccolto. N'è un casino. Andiamolo.
Così. Così. Mi pare che l'ho preso tutto. Ma questo non lo posso prendere. Ce ne stanno gallerie su gallerie. Ah, buono, di qua posso trovare l'uscita, dai. Teoricamente. Pure il carbone, no, vabbè. Allora, per ora niente carbone. Semplicemente andiamo verso l'uscita, che dovrebbe essere da questa parte. Magikarp. Vero? C'è pure Magikarp. Ok. Ci dirigiamo Magikarp. fuori verso l'uscita. Ecco, qui dove ho piazzato la torre, mamma mia, togliamola che è bruttissima. Basta, non si può più vedere sta schifezza. Proprio brutta da vedere. L'abbiamo tolta, non c'è più. Allora, dunque, c'è poi da cucinare tutto il ferro. Eh sì, c'è da cucinare il vetro. Ok. Beh, non ci abbiamo messo poi neanche tanto. Abbiamo il carbone. Oddio! Ci stanno pesci morti nella mia barca. Proprio una Magikarp. cosa. Eh sì. Vi divertite, eh? Allora, tre. No, quattro. Magikarp. No, no, vabbè, lasciamo perdere. Pietra. Magikarp. Qua non c'è Sorry. niente, qua qualcosa, niente, 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 niente. Magikarp. Allora, dov'è che ho messo la mia roba? Sorry. Ok, dovrebbe essere qua. Eccola Magikarp, Magikarp. qua. Vabbè, ragazzi, comunque, allora, io ho finito il tempo per registrare, quindi metteremo la roba a cucinare un'altra volta. Adesso proprio non posso, anche perché comunque ci vuole un mucchio di tempo Magikarp. e purtroppo adesso non ce l'ho il tempo, che è tardi. Vabbè, comunque spero che questo gameplay vi è piaciuto. Come vedete Magikarp. ci stiamo portando Magikarp. avanti. Abbiamo, state zitti che sto parlando. Come vedete, Magikarp. insomma, vabbè, come vedete, insomma, c'ho un bel po' di carbone. C'ho la mia bellissima Magikarp. sabbia e adesso io vi ammazzo. Sorry. Adesso lo dico io, ma avete stufato. Combattiamo. Ok? Ah. Sorry. Ah, meno uno. E meno due. Quasi. Ma ora te ne vai. Avanti. Auguri, figli maschi. Ok, qua c'è del pesce, buono. E insomma, ragazzi, io vi saluto, come ho detto, ci becchiamo presto in un prossimo gameplay, sperando di poter cominciare un pochino a lavorare sulla cupola. Difatti, poi metterò a cucinare la sabbia e man mano che si cucina andrò a piazzare i blocchi e farò così. Per ora, appunto, ci vuole troppo tempo, quindi lo farò in un altro gameplay. Ragazzi, io vi saluto, ci si becca presto, eh. Ciao, alla prossima, raga!